In discesa, furiosa, poi con questa Fire Lady originale Datsun, pure trazione posteriore giapponese, macchina giapponese dedica al drifting, e si scende, pure cavalli giapponesi, macchine assolutamente di carattere, molto drizzanti. Pensate che in Giappone c'è il limite dei 50 all'ora, sempre, ovunque. Se andate oltre i 50 all'ora vi arrestano o qualcosa del genere, cioè agghiacciante. Non come qua in Italia che, o in Germania, che ci sono dei limiti di velocità assurdi in autostrada. Non so, anche una Bugatti si è fermata a 400 e passa chilometri all'ora, ovviamente era un'autostrada dove non c'era il limite, però stava svolgendo un'azione un po' pericolosa, anche se scendeva a 400 km all'ora, cioè andava a 400 all'ora in autostrada, diciamo che non era proprio una cosa molto sicura. Infatti ha destato molto scalpore questo filmato lì che è girato su YouTube, perché era un'azione abbastanza pericolosa, anche perché le altre macchine se vanno a più 160, 180, andare a 400 è abbastanza pericoloso. Infatti si pensa che si rimuoveranno i limiti di velocità in Germania. Vediamo un po'. Fa strano a dirsi. Ah, sicurezza, sempre, prima di tutto. Luci accese, sempre, anche di giorno. Con quella macchina del sollevante, furiosa, come il sole a Hokkaido la mattina, che si infrange sul mare e il monte Fuji. Le spade dei samurai che si infrangono e vengono forgiate nelle caldere dei vulcani più impetuose. Sì, dai, così fino in fondo, andiamo avanti fino in fondo, non fermarti fino a che non finisce la strada. Ci sono 200 km di strada qua, o non andiamo oltre il milione di punti, possibilmente stando in strada e non abbattendo le siepi. È ancora lunga la strada. E qui, sinistra, destra. Destra, sinistra. Long tornante, stile giapponese. Molto pettinato. Perché io me ne intendo di pettinatura, ragazzi. GG.